Buonasera a tutti, grazie per essere presenti così numerosi. L'incontro di stasera si chiama 25 anni di meeting. Vuol dire che per una volta parliamo di noi e non è così diverso da dire che parliamo della realtà. Come tutti sapete, molti di voi lo fanno, il meeting è un'opera, cioè l'espressione della libertà e della responsabilità personale di qualcuno. La libertà e la responsabilità di quei sette che 25 anni fa, intorno al tavolo di una pizzeria, immaginarono questo evento e ci lavorarono subito. La libertà e la responsabilità delle migliaia di persone che oggi proseguono quell'inizio, se così si può dire. In questi anni il meeting è diventato più grande, più importante, più bello. E i giornali continuano a parlare dei ragazzi del meeting e sbagliano evidentemente perché, come si vede anche da questo tavolo, i ragazzi sono diventati adulti, altri ragazzi si sono aggiunti, però in qualche modo dicono la verità perché forse inconsapevolmente identificano la giovinezza col nuovo. Ecco, il meeting è giovane, è effettivamente giovane perché è nuovo ed è nuovo perché non consiste in un'immagine data una volta per tutte. È nuovo perché non nasce da un progetto o da una strategia. La storia di questi anni racconta bene come l'identità del meeting nasca dall'impeto della libertà di chi lo fa, dalla passione per la realtà che in alcuni di noi fu suscitata molto tempo fa dall'incontro col movimento. Per questo è interessante provare a raccontarla oggi, l'identità del meeting, e raccontarla proprio attraverso l'esperienza personale di chi la fa. Non c'è bisogno che vi presenti le persone a questo tavolo, comunque Emilia Guarnieri è la presidente del meeting, 25 anni, anche il suo compleanno in qualche modo. Giancarlo Cesana, Marco Bona Castellotti. Ecco, comincerei proprio da Emilia, non solo perché è la presidente, ma perché delle persone sedute intorno a questo tavolo è l'unica che c'è proprio dall'inizio e ha un sacco di cose da raccontare, perché appunto se li ha fatti tutti i suoi 25 meeting e ha incontrato tante persone. C'è un episodio, Emilia, tra i mille che segnano la storia tua col meeting che ricordi con maggior gratitudine? Uno, non tanti, però ne raccontiamo uno, non raccontato peraltro nel tuo libro. Ho scelto cose da raccontare che già non avessimo raccontato nel libro di Emma, anche perché quelli penso che li abbiate già letti. Primi anni di meeting, il meeting era una cosa nuova, anche nell'ambito del nostro movimento era una cosa ovviamente nuova. E Don Giussani ci consentiva di andare a questi raduni di sacerdoti che allora lui faceva con i sacerdoti di tutta l'Italia, che faceva a Bologna, a San Lazzaro. C'erano tantissimi preti. E ci consentiva di andare a questi raduni a spiegare il meeting, a raccontare del meeting, a invitare le persone al meeting. E allora io ricordo che una volta, mentre stavo uscendo, ero proprio arrivata sulla porta, avevo fatto tutta la mia presentazione a questi preti di questa iniziativa. Uscendo, Giussani mi lanciò un grido, perché la stanza era molto grande, allora io ero proprio sulla porta, stavo uscendo, Giussani mi disse: Emilia, prega la Madonna che ti mantenga l'energia che hai. Io sono rimasta colpitissima di questa cosa, così colpita che me la ricordo, perché non è che avessi fatto qualcosa di particolarmente energetico, cioè avevo parlato a dei preti, quindi probabilmente avevo parlato anche, penso, con un tono così contenuto, insomma. Questa provocazione di Giussani mi è rimasta. Mi è rimasta
perché mi è rimasta l'idea che quindi questa energia che io ho è una risorsa che ho per spenderla. Perché se dovevo pregare la Madonna perché me la mantenesse, vuol dire che andava bene, che era utile, non che andava bene, che era utile, che è utile. E quindi che se è utile è per spenderla. E che quindi la cosa che io ci posso mettere dentro il meeting, e che credo infatti sia una delle poche cose che riesco a metterci, è proprio questo, cioè questa cosa che Giussani ha chiamato energia. Mi ha colpito questa cosa perché io non ho mai usato, non amo usare il termine, sono 25 anni che faccio questa cosa, quindi è abbastanza stabile nella mia vita questo fatto, no? Io non ho mai usato la parola vocazione, tante volte me l'hanno chiesto, perché non so, perché mi sembra una parola grossa, troppo importante. Però sicuramente per la mia vita, per la vita della mia famiglia, di mio marito, che tra l'altro è stato l'inventore del meeting, è stato il primo presidente del meeting, per la vita delle mie figlie, insomma, cioè, quindi proprio per la mia vita, la questione del meeting ha contato, ecco, diciamo che ha contato, diciamo che è una cosa che ha proprio incrociato direttamente la vita. E allora che mi fosse stato detto che c'era una cosa in me che serviva al meeting, che era questa energia e che dovevo conservarmela, è stato come un po', come dire, è stato come un po' capire di più che per me questa cosa non è casuale. Per la mia vita e per la nostra vita questa cosa non è stata casuale. La storia del mio rapporto con il mistero, la storia del mio rapporto con la mia vita in questi anni sicuramente è passata molto attraverso i meeting. Il mistero buono che ha fatto e che fa la mia vita sicuramente l'ha fatta e la fa anche attraverso quest'opera che costruiamo insieme e a cui appunto io metto questo, nella quale io metto questo, e è vero che io prego la Madonna perché me la conservi, perché se questa è la cosa che Giussani ha riconosciuto in me, sicuramente questa è una cosa da cui la mia vita è segnata. Ci sono molti modi per misurare il peso di un evento. Spesso il peso dei quintali di carta stampata che produce non è il modo migliore. Io vorrei fare a Marco Bonacastellotti una domanda, secondo me importante, che non ci hanno fatto spesso i giornalisti. Ha un ruolo, un peso reale il meeting nella cultura di oggi? Domanda un po' ovvia, più che importante. Lo si misura a livelli diversi. È un peso che sarebbe grave che riconoscessimo soltanto noi. Quale sia, dato il carattere così vario e difforme del meeting, è molto difficile rispondere. Infatti la domanda è per certi aspetti troppo vasta, quindi anche non posta benissimo. Non dimentica mai di essere un professore, Bonacastellotti. E poi mi coglie anche un po' di sorpresa, perché ero convinto di venire qua per presentare il libro di quella persona che mi ha posto ora la domanda, che si chiama Il meeting, la storia, i testimoni. Non è un titolo misterioso o evocativo. E allora, per riuscire a conciliare la risposta di questa domanda così improvvisa e il mio compito di relativo presentatore, potrei rispondere citando, anzi leggendo il testo, dell'intervento di Sua Santità Giovanni Paolo II al meeting del 1982,
che in coda al libro, insieme a quell'altro stupendo intervento di Don Giussani del 1985, che è intitolato La libertà di Dio. Nel discorso di Sua Santità ci sono alcuni punti che a mio parere sintetizzano, possono aiutare a rispondere alla domanda di Emma Neri. E dice, fa prima riferimento al discorso che aveva tenuto all'UNESCO a Parigi, credo qualche mese prima che venisse al meeting, e dice: l'uomo vive una vita veramente umana grazie alla cultura. E prosegue: la cultura è ciò per mezzo di cui l'uomo, in quanto uomo, diventa più uomo, è di più, accede di più all'essere. Questa non è una terminologia heideggeriana. L'essere vuol dire l'uomo che vive. La cultura si situa sempre in relazione essenziale, necessaria a ciò che l'uomo è, mentre la sua relazione a ciò che ha, al suo avere, è non solo secondaria, ma totalmente relativa. Nell'ambito culturale l'uomo è sempre il primo dato, l'uomo è il dato primordiale e fondamentale della cultura. E questo l'uomo lo è sempre, nell'insieme, e questo è veramente importante, e poi è bellissimo perché trovo che sia il nocciolo della questione. La cultura del meeting è quanto ho letto. L'uomo lo è sempre nell'insieme integrale della propria soggettività spirituale e materiale. Trasferito di peso, questo discorso si adatta perfettamente a quello che potrebbe essere, messi alle strette come sono stato io in questo momento, la definizione di cultura del meeting. È una cultura per l'uomo, nella sua totalità spirituale e materiale. Che altro? Per poter proseguire la risposta dovrei calare nel dettaglio, ma insomma non c'è il tempo, poi non mi va neanche di stare ad almanaccare quali sono le caratteristiche fondamentali. E questo è per l'uomo, nella sua grandiosa sintesi di materialità e di spiritualità. Quindi la cultura del meeting è una cultura piena di grandezza anche per i suoi possibili difetti. Durante un incontro nel 2001, l'edizione si chiamava Tutta la vita chiede l'eternità, Giancarlo Cesana raccontava del suo stupore di fronte alla ragazzina che puliva i pavimenti nel salone. Questo è il meeting, dicesti allora. Ecco, in cosa consiste lo spirito, lo slancio che sostiene il meeting? Diciamo, cerco di descrivere in che cosa consiste secondo me lo slancio che sostiene il meeting, dicendo quello che è l'aspetto che mi piace di più. E l'aspetto che mi piace di più del meeting è un paradosso. La parola paradosso vuol dire che il meeting è un paradosso. La parola paradosso vuol dire contro l'opinione comune. In che senso io sento il meeting come un paradosso? Nel senso che c'è un aspetto per cui il meeting è mondano. Nel senso che il modo con cui si comportano e si vestono le persone che passano qui per i corridoi, che sono qui nei saloni, è esattamente uguale al modo con cui si vestono soprattutto le ragazze, perché mi colpiscono di più. È esattamente uguale a quello con cui si vestono quando camminano in via Vespucci e la sera quando torno in albergo. Cioè,
è mondo. Mondo normale, gente normale. Però, e questo è l'altro aspetto che rende la questione paradossale, cioè dico come si vestono, ma penso come pensano. Infatti mi ricordo che qualche anno fa era stata fatta, mi pare, una casella delle poste dove tutti i ragazzi erano invitati a mettere dentro i loro pensieri, no? E il giornalista, tutto scandalizzato, riportò questi pensieri che erano esattamente come quelli di tutti gli altri ragazzi. Quindi la realtà che c'è qui è una realtà normale, insomma, come si trova dappertutto. Però le persone che ci sono qui sono colpite da qualcosa, è come se fossero in qualche modo trafitte. Mi viene in mente la lettera di Ogneto, cioè come tutti gli altri, però c'è dentro qualcosa di diverso. E per questo qualcosa di cui sono colpiti, si danno da fare come matti, o meglio, io penso soprattutto ai ragazzi, alla ragazzina che puliva i pavimenti, si danno da fare per cose che non farebbero mai. Infatti vorrei vedere i ragazzi e le ragazze che qui lavano i pavimenti o i cessi, lavare i pavimenti o i cessi a casa loro. Però qua lo fanno, ovvero come si danno da fare ad andare agli incontri, partecipano, cioè, ovvero sono colpiti da qualcosa che tira fuori delle risorse inaspettate. Tale, ma diversa. E questo a me piace tantissimo, perché mi fa venire la domanda: da dove viene questa caratteristica per cui gente, che è come tutta la gente, però è diversa? Diversa al punto tale da tirar fuori l'Emilia parlava prima di energia, da tirar fuori un'energia, una forza, una capacità che normalmente non si vede negli altri, ma non si vede neanche in loro che sono qui normalmente, cioè è una cosa diversa. Cioè mi fa fare la domanda a riguardo di quale sia l'attore, il protagonista, il fattore misterioso, cioè evidente ma non padroneggiabile, evidente perché la gente qui è così, evidente ma non padroneggiabile, che fa essere così al meeting. Perché tutto questo, quando loro hanno cominciato, penso, in quel famoso bar, è tutto quello che è continuato fino adesso, ha una ragione detta esplicitamente, che è Cristo. Ecco, il vedere questo paradosso, cioè il vedere la gente uguale ma diversa, a me fa sorgere la domanda: ma chi è questo qua? Cioè, chi è questo Cristo? Cioè, mi fa capire che Cristo, che Gesù, che quello per cui viviamo, non è una questione di dottrina, cioè non è un discorso. O perlomeno non lo capirei se mi ponessi davanti a lui solo come un discorso, ma appunto è una presenza. E da questo punto di vista il meeting mi piace proprio, perché diversamente da tante riunioni cattoliche e di partito, non è clericale. Cioè non affronta la questione dell'esistenza umana, la questione dell'esistenza di chi ci partecipa e di chi lo guarda, dal punto di vista ideologico, strategico, programmatico, delle gerarchie, ma è proprio il manifesto di una presenza. Per cui se devo rispondere alla domanda che cos'è che dà lo slancio al meeting, lo slancio al meeting lo dà questa presenza misteriosa. Misteriosa, appunto. Evidente, ma che in fondo poi non si riesce a pigliare, cioè sollecita sempre più la domanda, perché l'aspetto affascinante di Cristo è che Cristo è un mistero,
Non è una definizione, è un mistero. Cioè è una presenza. Qua questo si vede. Davanti... Davanti a questa presenza misteriosa ci si sorprende cambiati. Allora, Emilia, cosa ha significato l'esperienza di questi anni nella definizione della tua identità, ancora di più, della tua umanità? Anche qui racconto una storia. Questa non mi ricordo però se nel libro c'è. Avevamo fatto la mostra Dalla Terra alle Genti, una delle mostre più epiche, più storiche che abbiamo fatto, perché era stata intensamente voluta per una ragione ovvia, insomma, no? Perché la mostra documentava e documenta tuttora, perché sta continuando a girare quella didattica, documenta proprio l'origine del cristianesimo come un fatto, no? E tra l'altro avevamo epicamente portato alcuni reperti, i famosi manoscritti di Qumran, quelli che retrodatano i Vangeli. Quindi insomma era stata una cosa epica e molto bella. E una sera Don Giussani era venuto a visitarla. Don Giussani era colpito soprattutto da questa questione, ovviamente, dei manoscritti di Qumran. E alla fine, uscendo sui gradini della piazza Cavour, dove la mostra era allestita, salutandomi, lui mi disse: questa cosa, Emilia, è un miracolo. Allora io ero contenta, perché mi sentivo partecipe, qualcuno che aveva collaborato a fare un miracolo. Ma, e quando ha detto ma, io ho detto aiuto. Ma ricordati che il miracolo più grande è la vostra unità. E poi se ne andò. Perché mi è rimasta dentro questa cosa? Mi è rimasta dentro perché, come dire, era come il dire esplicitamente una cosa che è molto vera nella nostra storia, e cioè che c'è sempre un prima e un durante. C'è sempre un altro fattore che attraversa il meeting e che è oltre il meeting, e da cui anche il meeting scaturisce, che è la nostra amicizia, la nostra unità, chiamata Don Giussani. Non è un prima da cui il meeting viene fuori, è proprio è un prima che è dentro, è un prima che è perennemente durante. È una cosa tutt'altro che, come dire, che consolatoria, questa, no? Non è dire ma sì, ma in fondo c'è la nostra amicizia. No, è esattamente l'inverso, perché dire questo, dire ricordati che il miracolo più grande è la vostra unità, è proprio una ferita che a me in quell'occasione lì, anche per talune circostanze particolari, mi si cacciò dentro. Ma oggi, a posteriori, vivo quella provocazione di allora come una cosa che riguarda tutti gli istanti, tutti i momenti. Perché è una ferita e non è consolatorio dire questo? Perché del meeting, alla fine di una giornata, uno può dire ok, è andata bene, no? Tutto è andato bene. Per dire, ieri sera uno poteva dire signore, ti ringrazio, è andato tutto bene. Dell'amicizia no, cioè dell'amicizia non si può mai dire che è andato tutto bene, cioè non si può mai dire che tutto è andato a posto come doveva andare, perché veramente su questo io sperimento quotidianamente che non si è mai arrivati, come dice il titolo di quest'anno, ma per una ragione ovvia, no? Oggettiva, cioè che l'affetto che riusciamo a darci gli uni agli altri, qui si parla di affetto perché qui si parla di persone che lavorano insieme, che vivono insieme, che sono amiche,
in questa settimana con una intensità di convivenza molto forte, ma anche durante l'anno, no? Quindi l'affetto che riusciamo a darci gli uni agli altri è sempre meno, ovviamente, oggettivamente, di quello che il cuore dell'altro desidera. Ma il fatto che sia così non è che tolga la ferita, non è che tolga l'inquietudine, che il lavorare, che il modo con cui si lavora insieme, che io mi accorga che il modo con cui lavoro insieme con un altro o che la capacità di affetto che ho nei confronti di un altro è inadeguata, non è consolato dal fatto che per forza è così. Per forza è così, però la ferita e la domanda comunque mi restano. E questo è quello che costringe proprio a non, come dire, secondo me questo è uno dei, veramente dei fattori dinamici del meeting, cioè è una cosa che non ti fa, come disse Don Giussani nell'intervento dell'85, che non ti fa mai stare tranquilli, vi auguro di non stare mai tranquilli, no? Lui concluse, perché è una domanda continua, cioè questo aspetto, questa esuberanza di domanda di amicizia che c'è tra noi, è proprio una provocazione continua, una ferita continua, una ferita non nel senso angosciante del termine, cioè un pungolo che ti fa andare avanti. E, è chiaro, io mentre dico queste cose adesso vorrei, ma non lo faccio, giuro, vorrei citare tutti i nomi, però non lo faccio. Non lo faccio perché sarebbero tanti. Poiché è una storia di amicizia reale, sarebbe da fare, perché sono state storie di rapporti, di persone, di uomini, di noi, che in questi anni, da quando abbiamo cominciato con Don Giancarlo e con il piccolo gruppetto degli altri, la famosa pizzeria il primo anno, poi fino a tutta la storia di oggi, tutte le persone più giovani che si sono aggiunte, insomma i 2600 che siamo questi giorni, eccetera, sono proprio storie vere, cioè sono storie di rapporti veri. Però due ne cito solo due, perché credo che rappresenti, per me, rappresentano un punto di, oltre naturalmente loro che sono qui, ma un punto proprio di storia e di costruzione di questa vicenda importante, e sono L'Angela e Sandro, e io credo che vadano citati e vadano ringraziati. E chiudo la risposta, perché questa storia è risposta alla domanda che mi hai fatto sull'identità, perché il meeting mi aiuta a vivere la mia identità di persona, quello che mi chiedevi, come amicizia. Cioè io è proprio anche dentro questa storia, dentro questa vicenda, dentro questa avventura del meeting, che ho imparato che tu me l'hai insegnato non poco, Emma, questo, che il mio io è un noi. No, la cito perché... Emma, su questo è stata... Dopo la sgridata di Castellotti. No, anche perché è vero. Cioè, il meeting è stato un punto in cui io ho imparato e imparo tuttora e vengo educata a che il mio io è un noi. E questo è una cosa grande che definisce la mia identità. Il meeting è famoso anche per i suoi titoli, che sono stati di volta in volta definiti originali, paradossali, provocatori, e che comunque sono diventati una sorta di cifra stilistica della manifestazione. Ecco, io, rischiando una seconda bocciatura, vorrei chiedere a Marco Bona Castellotti, che da un po' di anni propone i titoli del meeting, se c'è una linea, uno sviluppo culturale nella scelta dei titoli che abbiamo proposto negli ultimi anni. Innanzitutto devo eccepire che l'autore dei titoli doveva rimanere segreto fino alla fine del meeting, non questo, del meeting nella sua storia.
stasera è stato rivelato incautamente ma anche imprecisamente da Emma Neri, perché il parto, a volte faticosissimo devo dire, del titolo del meeting è un atto di collaborazione. Effettivamente io traggo ispirazione da alcuni anni, dal 1993 mi pare, da mio bacino di utenza fondamentalmente è il pensiero di Don Giussani, non quello magari più recente o anche quello recentissimo come è capitato alcune volte, ma quello su cui cadono degli accenti che sono particolarmente intensi come vibrazione per la mia esistenza, su di me innanzitutto. Poi il titolo viene messo in comune, discusso, passato al setaccio, qualche volta anche criticato, ci sono sempre i franchi tiratori, ci sono i cecchini, potrei dire i nomi di almeno due di loro che con puntualità annuale dicono no è brutto eccetera eccetera, poi c'è qualcuno che lo difende, alla fine trionfa grazie all'appoggio di qualche amico fedele, Cesana ad esempio, sempre dalla parte mia. Io. Quindi riuscire a trovare all'interno di questo difficilissimo compito che mi sono conquistato da solo faticosamente, perché all'inizio non mi era stato affidato ufficialmente, una continuità non è semplicissima, in realtà una continuità c'è. Non posso parlare di 25 anni di meeting, prima di tutto perché la mia storia di collaborazione al meeting è piuttosto recente, risale da quando è attiva al 1991, 25 anni, quindi era cominciato da quel dì. E poi anche perché l'impegno, ma anche il desiderio e anche frutto, devo dire, di una certa sensibilità di maturazione personale, ma anche comune, a che venga affermato un certo valore ritmato negli anni e precisato e approfondito negli anni, è cosa ancora più recente. Io credo di poter ritrovare una linea, una specie di trait d'union, di denominatore comune ai titoli degli ultimi 5 anni, dal 99 compreso. E a parte quello del 2000, che era anche un po' un titolo di circostanza, ma comunque a sua volta soggetto a un certo tipo di apertura, 2000 anni, un ideale senza fine, i titoli che iniziano con l'ignoto genera paura, il mistero genera stupore, 1999, e gli altri a seguire, tutta la vita chiede l'eternità, il sentimento delle cose, la contemplazione della bellezza. C'è un uomo che vuole la vita e desidera giorni felici, che non è opera mia questo titolo, ma che comunque rientra certamente in quel piano, sono tutti soggetti al desiderio vivissimo, come anche in fondo quello di quest'anno, che però è a sua volta un po' un titolo di circostanza perché richiama il 25ennale, 50 anni di storia del movimento di Comune Liberazione, insomma sono tutti quanti soggetti al desiderio di una, quello che io chiamo, scusate il termine perché ho cercato sempre di trovarne uno più semplice ma non ci riesco, apertura metafisica, ossia l'aspirazione di questi titoli che trovano anche una specie di collegamento ideale fra di loro, ed è l'aspirazione anche a venire e che possano essere il segno del fatto che il popolo del meeting si apre verso una dimensione che non è soltanto quella terrena. Una dimensione che non è soltanto quella terrena, e questa dimensione non unicamente terrena, è connaturata all'uomo, tanto più all'uomo cristiano, perché l'uomo cristiano è innanzitutto umano, ma molto di più di una semplice umanità, perché l'umanità del cristiano è irrigata da una luce che è infinitamente più grande di quella commensurabile. Ecco, questo io potrei dire,
tutti i titoli da 5 anni a questa parte, qualcuno forse anche prima, non li metto a confronto con quelli che erano stati fatti prima di me, che sono anche interessanti, ce n'è uno bellissimo, Cercatore di infinito, costruttore di storia, mi sembra un titolo bellissimo, anche addirittura forse già da leggersi in quella linea come precedente, ma insomma quelli degli ultimi anni tendono a un'apertura metafisica, di cui non si deve temere, di cui non si deve paura, aver paura. Ecco, forse potrei aggiungere a chiusura della mia risposta questa osservazione, che parlare di dimensione metafisica oggi è veramente impopolare, ma è impopolare anche all'interno della cultura cattolica, perché si ha la tendenza a usare il termine metafisico con il timore che possa franare o scivolare o addirittura franare in lo spiritualismo senza contorni, che è appannaggio invece della più banale cultura laica, di quella cultura che crede in un mistero che è puramente ignoto, anzi non crede neanche in quel mistero, celebra un ignoto, per carità, sono tutte cose che non ci riguardano assolutamente. Il mistero cristiano ha un volto preciso da quando Dio si è voluto incarnare, quindi la cultura del cristiano è quella. Non bisogna, quando si parla di cultura metafisica si dice qualcosa di estremamente fisico, come dice Romano Guardini, non c'è niente di più materialista della religione cattolica a questo punto. Usiamo questa parola qui che tra di noi ha un certo significato, ma al di fuori di noi addirittura è considerata un deterrente. Ecco, quindi così, alla ricerca del grande respiro della metafisica, che si misura per noi cristiani in qualcosa di estremamente concreto e vitale. Sfogliando i programmi di questi 25 anni, l'elenco dei personaggi che sono intervenuti, gli eventi che accadevano mentre il meeting era in atto, è abbastanza impressionante vedere come il meeting fosse dentro alla realtà, fosse un evento storico. Ecco, però nelle grandi differenze anche tra, non so, tra gli anni 80 e gli anni 90, si intravede, non è facile da definire, una sorta di filo rosso, un comune denominatore, un significato unitario che segna la storia di questi 25 anni di meeting. Qual è? Ma in termini estremamente sintetici potrei dire la passione per Dio e la passione per l'uomo, perché non si può amare Dio senza amare l'uomo e non si può amare l'uomo senza amare Dio. La passione per Dio e la passione per l'uomo si chiamano la passione per Cristo. Io credo che questo sia stato il filo rosso, che poi si è tradotto anche in un discorso culturalmente rilevante, i titoli di cui parlava prima Marco, gli incontri che sono stati fatti qui, i personaggi, eccetera. Però per dire che cosa significa esistenzialmente, almeno per me, questo filo rosso, però credo non solo per me, ma anche per i miei amici che sono qui, che hanno responsabilità per il meeting, e poi per molti di noi, mi rifaccio a un fatto della mia esperienza che mi ha particolarmente colpito. Quando sono sbarcato qui al meeting in pompa magna come presidente del Movimento Popolare nel 1988, sono stato adibito, non ai cessi perché ero presidente del Movimento Popolare, ma alle conferenze stampa, però più o meno con lo stesso criterio, totalità di impegno. E sono andato in queste conferenze stampa e mi ci sono buttato, dicendo tutto quello che mi passava per la mente. E rimasi molto colpito dal fatto che mi ascoltavano, cioè era la prima volta che mi vedevano, ma mi ascoltavano tutti, non solo. Quando uscivo mi fermavano, ma cosa pensi di questo, cosa pensi di quello, di tutto, cioè, e io dicevo il mio pensiero su tutto.
e la cosa andava sui giornali anche con una certa efficacia, anche perché non dicevo solo stupidaggini, dicevo anche delle cose serie. Fino a che mi ricordo che a un pranzo ho incontrato un importante leader socialista, perché quello era stato il meeting dei socialisti, se non sbaglio, il quale, alla presenza di un personaggio importante del movimento, mi disse: hanno fatto di te un leader. A parte l'anno, hanno chi? Però lì ho capito acutamente la sproporzione tra quello che in qualche modo si stava facendo di me, non per volontà mia, ma attraverso gli altri, e quello che io ero. Cioè, io non ero un leader, non ero nessuno. Non ero veramente nessuno. E tutto questo interesse per quello che dicevo non era un interesse a quello che dicevo, un interesse reale a quello che dicevo, ma era un interesse ad altro. E infatti, attraverso quello che dicevo, si faceva molta politica e si usava il meeting molto politicamente. Cioè, mi resi conto della sproporzione tra quello che il mondo poteva fare di me e quello che ero io. E se avessi continuato così, non sarei stato più io. E non sarebbe servito questo nemmeno al mio. Questa cosa la dico perché molti di noi sono implicati allo stesso livello. Così, supportato anche dagli amici che evidentemente erano forse più preoccupati di me di quello che dicevo, decisi di non parlare più. Cioè di smettere questa funzione e in un certo qual senso di tornare alla realtà. Ecco, se io devo dire come questa passione per Dio e per l'uomo ha costituito il filo rosso del meeting, è perché, grazie a Dio certamente, l'abbiamo vissuto in unità e vivendolo in unità ci siamo costretti a stare alla realtà. Il filo rosso del meeting, la passione per Cristo, si rende in modo così evidente e chiara per tutti come proposta perché sta alla realtà. Cioè, appunto, lo dicevo prima, non è un discorso religioso, è una presenza, cioè un rapporto col reale. Questo è il filo rosso vero che alla fine si manifesta in un modo che tutti non possono riconoscere, perché chiunque venga qua, con qualunque pregiudizio, non può non riconoscere che questa è una cosa bella e positiva e che è attaccata al reale. Ovvero che vive il fatto di Cristo, l'esperienza cristiana, come vocazione misteriosa. Che ci spinge innanzitutto a essere quello che si è. Ecco, io credo, non so se sono riuscito a rendere l'idea, però credo che la forza del meeting sia proprio questa. Una passione per l'uomo e per Dio, cioè per l'uomo e per il destino, che
che sta alla realtà. Questo è il vero filo rosso. Certo, con errori si sbaglia, si torna indietro, si va avanti, ma la sostanza è questa. No? Per cui è come se noi continuamente mettessimo alla prova il mistero e viceversa il mistero mettesse alla prova noi. Questo è il fascino della nostra avventura umana. Per questo il meeting, adesso io non lo dico celebrativamente perché non me ne frega niente, no? Per questo il meeting è una cosa così grande. Perché c'è dentro questa potenza, che magari per la nostra incapacità, la nostra indegnità, la nostra incoerenza, la nostra fragilità, non sappiamo sviluppare in tutto. Anzi, Dio che ci ha dato questa possibilità sicuramente ci chiederà conto di come abbiamo corrisposto. Però ha dentro questa potenza, e questo è il suo vero filo rosso, che fa capire anche la forza di tutti i discorsi che poi si fanno. Perché un discorso, una proposizione, che non avesse a suo fondamento questo rapporto col reale, questa consapevolezza innanzitutto di ciò che è, non avrebbe capacità di presa e non avrebbe efficacia, come tanti discorsi che sentiamo. E non avrebbe la durata che ha dimostrato, perché l'altro aspetto impressionante è la durata, perché 25 anni non sono niente. E mentre tutte le altre manifestazioni analoghe, penso per esempio alle feste dell'unità, che anche loro erano partite con una militanza come la nostra, no? Che anzi sembrava maggiore, noi siamo partiti magari con una militanza minore, perché mi ricordo ai miei tempi, facevate fatica a convincerci, a noi dell'università, a venire a lavorare. Che siamo partiti con una militanza, però questa è cresciuta, e anzi, non smette più di crescere. Ma questo perché? Perché uno non verrebbe qui, non starebbe qui, se la sua passione ideale non avesse un corrispondente con la realtà. Non si potrebbe. Ecco, questo per me è il filo rosso. Uno dei privilegi di cui ha goduto Emilia come presidente del meeting, ma sono sicura che poi sarebbe riuscita a infilarsi lo stesso anche se non fosse stata presidente, è stata l'aver avuto la possibilità di incontrare in più di un'occasione il Santo Padre. Come sapete tutti, venne qui a Rimini nell'82 e poi comunque fece sentire in diversi modi la sua presenza al meeting fino all'altro ieri. Ecco, in queste visite ce n'è una in particolare che Emilia racconta che è interessante. Ecco, vorrei che ve la raccontaste e che ci dicesse perché fu così pregnante quella volta che il Papa parlò del meeting come di una cultura di frontiera. C'hai ragione, perché in effetti io quella volta non ero presidente, però mi ero infilata, vedi, ci hai preso. Ecco, ero sicura. Dunque, noi riuscimmo ad andare a colazione d'estate a Castel Gandolfo. Andammo a messa dal Papa e poi dopo fummo invitati a colazione a Castel Gandolfo. E molto emozionante tutta la cosa, molto, potete immaginarvi, cioè il Papa, colazione, eravamo 5 o 6, c'era lui, c'era il segretario, c'erano due ospiti polacchi, suoi amici, e quindi eravamo proprio lì a tavola così, Papa col colletto sbottonato, e come tutti i sacerdoti che quando si siedono a tavola sbottonano il colletto. Cose meravigliose, naturalmente c'erano sulla tavola preparate da queste suore che le portavano, io non ricordo di aver mangiato assolutamente nulla, ovviamente. E a un certo punto questi ospiti polacchi
una persona in particolare, una signora, disse nei confronti del meeting che secondo lei il meeting non affrontava, diciamo così, i temi cattolici classici, no? I temi cattolici che un convegno cattolico che si rispetti deve comunque affrontare: il tema della famiglia, il tema della difesa della vita, diciamo i temi tradizionali, no? Da cultura cattolica. E lo disse in maniera piuttosto vibrata, anche perché si trattava di persona che anche lei di energia ne aveva non poca. Mentre io stavo per aprire la bocca per difendere, insomma, quello che stavamo facendo, e il Papa mi disse: no, lasci stare, non l'ascolti. Era una persona molto cara al Papa, a cui lui poteva permettere. A cui lui poteva permettersi di dire questo, ma non l'ascolti, perché voi fate un'altra cosa, il meeting fa un'altra cosa, il meeting fa una cultura di frontiera, e quindi va bene così, va bene che affrontiate i temi che affrontate, va bene che non ricalchiate, perché ovviamente poi questa signora ci aveva, come dire, la pars construens e la pars destruens, cioè desiderava che facessimo cose che non facevamo, presumibilmente non amava magari tantissimo altre cose che noi facevamo, come per esempio spettacoli, piuttosto che l'affronto di questioni così anche di immediata attualità, insomma comunque questa modalità meetingista che ormai conosciamo. E proprio appunto disse: no, voi fate una cultura di frontiera, è un altro modo in cui voi fate cultura, voi fate una cultura di frontiera. E noi in quel momento ci sentimmo da una parte come dire interpretati, no? Interpretati, non, io dico non tanto e non tanto e non soltanto rispetto al fatto che quindi andava bene quel che facevamo, che vabbè, insomma, questo, sempre contento quando una persona importante gli dice che va bene quel che sta facendo, uno è contento. Però direi ancora di più questa annotazione che fece Santo Padre allora era proprio come un impeto lanciato su questa dimensione di apertura del meeting, su questa dimensione culturale, così come diceva Marco prima, che in fondo così larga e così aperta, poi noi non è che ce la fossimo inventata con il meeting, ma in fondo era quello che poi da sempre avevamo imparato nell'esperienza di CL, perché comunque io questo l'ho detto già altre volte, io quando noi abbiamo cominciato a fare il meeting a me è sempre venuta in mente un'immagine quando eravamo ragazzi e alle tre giorni di GS di Varigotti prima e di Cattolica poi, Don Giussani faceva venire professori universitari, la mattina faceva lui le lezioni, diciamo, di contenuto spirituale ecclesiale. Poi faceva venire professori universitari, ci portava a Urbino, ci portava a Ravenna, cioè ci portava a vedere cose che e la sfida rivolta a queste cose che vedevamo era proprio quella che l'esperienza cristiana, Cristo, era capace di un giudizio su quelle cose. E ci faceva vedere talora la sera dopo cena delle immagini, diapositive di arte non necessariamente sacra. Questa idea di cultura proprio come una sfida portata su tutto, come una possibilità di giudizio su tutto, di paragone su tutto. Io ho sempre sentito un po' il meeting come una continuità di questa sensibilità, di questa modalità con cui noi avevamo sempre vissuto e siamo sempre stati educati a vivere il rapporto con le cose. Io ricordo ancora che avevo 15 anni quando ho sentito una lezione sulla cultura, fatta peraltro da Don Negri, che cominciava così: la cultura è Cristo. Non ricordo assolutamente nient'altro, perché a me allora prese un colpo, nel senso che era inaudito per me allora, liceo classico, impostazione di tipo illuminista, cioè. Adesso, sinceramente, da allora a oggi, tutta la storia, l'esperienza vissuta, anche l'esperienza del meeting,
non che abbia capito cosa vuol dire questo, cosa voleva dire quella frase, però insomma che Cristo possa veramente avere a che fare con tutto e che questa sia questa modalità di frontiera con cui noi facciamo cultura, perlomeno l'ho un pochino sperimentato. Ma volevo aggiungere un altro, una piccola annotazione più quotidiana, no? Su questo aspetto dell'apertura, che a me sta molto a cuore, un aspetto sì, più piccolo se volete, no? Il meeting è una cosa, cioè io sono convinta che il meeting debba essere una cosa larga, non solo larga sui grandi temi, i meeting sono venuti di tutti, sono tuttora di tutti, non solo sui grandi temi, ma il meeting proprio è una possibilità di incontro, è una possibilità di mostrare cose, di far vedere cose, di incontrare persone. Sono migliaia gli incontri, grandi o piccoli, che al meeting succedono, le occasioni, le opportunità, gli stand, le presenze, la gente che viene. E questa è una ricchezza, io ho una gratitudine nei confronti di questo grandissima, secondo me questa è una ricchezza grandissima e io quello che cerco di imparare, un po' anche di insegnare per esempio ai più giovani, è sempre questa: tutte le proposte che ci arrivano, tutte le cose che ci girano intorno, e potete immaginarvi mai quante sono, distinto la risposta e sia tutto, cioè distinto in senso forte, no? Cioè naturalmente per il DNA che abbiamo, quello che siamo è in grado di accogliere tutto e di misurarsi con tutto. Se qualcosa non ci sta dentro nel meeting è perché bisogna che ci sia una ragione oggettiva. Se un no a una persona, a una cosa, a un incontro, bisogna dirlo, è per una ragione oggettiva, ma di per sé, per quello che siamo, per la storia che abbiamo, per l'educazione che abbiamo, veramente la frontiera a cui il Papa ci invitava non ha confini. Veramente abbiamo ricevuto un DNA che è di una larghezza incredibile e sorprendente, e secondo me noi dobbiamo soltanto avere la responsabilità di servirla questa cosa qui. Di non opporci a questa possibilità di grandezza e di incontro che l'esperienza cristiana che abbiamo incontrato ci ha messo dentro. È per questo che io sono grata anche al meeting. A Marco, che come avete visto è anche molto la nostra coscienza critica, io vorrei chiedere due cose: i punti di forza del meeting e i rischi che corre. Ho capito, come? I punti di forza del meeting, le luci, e i rischi che corre, che corriamo. Allora, i punti di forza del meeting: uno, è il più grande antidoto che io conosca alla solitudine. Rischi. I rischi sono congeniti a chi diventa molto grande. Il rischio di insuperbirsi per una potenza che nel migliore dei casi non è voluta, però sta evidenziandosi agli occhi di tutti, che porta con sé un rischio ben più profondo, che si corrompa, che si incrini l'equilibrio tra quella che il pontefice chiamava cultura spirituale, cultura materiale, e la cultura materiale abbia il sopravvento su quella spirituale. Finora mi pare che questo problema non si sia verificato, però effettivamente se le cose vanno avanti in questa poderosa dimensione, voi vedete, non so come è diventato un appuntamento fondamentale a livello internazionale, sia dal punto di vista politico che economico, per le presenze, che in questa prospettiva effettivamente quella così lucente
combinazione di cultura spirituale e cultura materiale possa in qualche modo incrinarsi, ma insomma speriamo di no, faremo di tutto perché non avvenga. Giancarlo Cesana, un augurio al meeting per i prossimi 25 anni. Innanzitutto che io ci sia a fare il 50°. Poi noi qui siamo in una fiera e il meeting è una fiera della positività umana, è una fiera delle possibilità di proposte positive per l'uomo. Quindi che continui così e che si dilati il più possibile. Ma quello che mi auguro più di tutto è che costituisca un'eredità raccolta con responsabilità e con decisione da chi è più giovane. Che non abbia il problema di fare il meeting applicando uno schema che già conosce, ma abbia il desiderio di rifarlo. Cioè quello di cui noi abbiamo bisogno è di persone che si rimettano al bar, no? Come hanno fatto loro 25 anni fa, col desiderio di ricominciare, perché la continuità e il progresso nella continuità è dovuto alla permanenza di un inizio, cioè alla permanenza di un fattore iniziale. Che cosa ci ha insegnato Don Giussani? Don Giussani ci ha insegnato che lui, per vivere il cristianesimo, in un certo qual senso, l'ha rifatto, cioè l'ha riproposto con una riflessione, una dedizione totale della vita, no? E così è per noi, perché se no non sarà mai nostro. Il meeting non ecco, io quello che mi auguro è che ci sia sempre chi sente il meeting, per fargli auguri al meeting, chi sente questa esperienza come sua. Perché il titolo che dice quest'anno, il titolo di quest'anno, noi non siamo arrivati alla meta, noi partecipiamo della meta, come dicevo anche all'incontro della militanza, noi partecipiamo della meta, partecipiamo di ciò che costituisce la vita, ma certo non lo possediamo, dicevo prima, è un mistero, di certo non lo possediamo, non è nostro, è infinito. Ecco, che cosa significa questo? Questo significa che tutti noi, e lo dico soprattutto a quelli più giovani di me, tutti voi, siamo chiamati a ricominciare sempre da capo, perché l'infinito si vedrà con migliaia e centinaia di migliaia di fatti, di facce diverse, sempre infinite. Ecco, io quello che vorrei è che appunto ci sia... questa nostra esperienza venga raccolta e guardata in questo modo e che ce ne siano 5 o 6, se ce ne sono 100 è meglio, che vogliano rifarla proprio da capo. Allora il meeting ci sarà sempre. Ecco, come avete capito tutti, urge subito un altro libro, anzi 2, 3, 4, per raccontare la ricchezza del meeting, sperando che qualcuno si metta subito a scriverlo. Io ringrazio i miei ospiti e tutti voi. Arrivederci.